Occasione per Frankie Energy, quella di Londra, anche per presentare il suo ultimo libro, Faccio la mia cosa, presso l'Italian Bookshop. Frankie Energy ha concluso la sua 2 giorni londinese con la presentazione del suo libro Faccio la mia cosa all'Italian Bookshop, una presentazione in cui il rapper ha risposto alla domanda fondamentale che moltissimi gli hanno fatto nel corso degli anni, ovvero come si fosse avvicinato alla musica, al rap in particolare. Una domanda a cui non si poteva rispondere con una semplice battuta, data la complessità della risposta, e che ha ispirato un libro, che è una cavalcata dei suoi anni giovanili fino al debutto, come ci ha spiegato alla fine della presentazione. Allora, Faccio la mia cosa è il mio primo libro, e in parte autobiografico, in parte una specie di saggio light su come sia nato l'hip hop, la cultura che mi ha rapito, catturato e cambiato la vita. E è un racconto che parte con la mia nascita e termina con l'uscita del mio primo pezzo, il mio primo disco, Fight the Faida, nel 1992. E diciamo che inizia con la nascita di Francesco Di Gesù e termina con la nascita di Frankie Iyanar Gemsy. E contemporaneamente però racconto anche come questa cultura che mi ha catturato sia nata e si sia sviluppata grazie all'opera di tanti bambini al di là dell'oceano, in quartieri come il Bronx, Harlem e Brooklyn a New York. Per poter rendere più accessibile il racconto, visto che parlo molto di musica, all'interno la narrazione è punteggiata da dei QR code che, se si inquadrano con il cellulare, ti fanno sentire e vedere la musica di cui parlo. Quindi, diciamo, è un libro in lettura aumentata dove si parla di me, ma non solo. Leggetevelo, può essere divertente. Questa puntata è offerta da Gola. Adoro i peccati di gola.